Ben trovati a tutti. L'associazione Donum Vitae è l'associazione fondata dal cardinale Sgreccia e si occupa di temi bioetici, per esempio come la procreazione e l'eutanasia, tutti temi bioeticamente sensibili che si innestano sul grande tema della vita, dal concepimento al suo declino. Allora, tutti questi nostri interessi ci portano a venire in contatto con tutte quelle realtà che si occupano di tutela della vita, ma vorrei dire di custodia della vita. Siamo quindi con Marzia Masiello, che cura le relazioni pubbliche e istituzionali e coordina le sedi AIB, Amici dei Bambini, associazione, che si occupa di adozioni internazionali. Allora, punto primo, grazie per aver aderito a questo nostro invito. Grazie a E voi. allora, Marzia, ci puoi fare una breve presentazione della vostra associazione, delle esperienze, dei progetti che state portando avanti? Ma certamente, io vi ringrazio moltissimo appunto dell'invito e anche a nome di AIB, tutta AIB, Associazione Amici dei Bambini, ormai nasce nel 1983, formalmente nel 1986. Proprio dall'esperienza di due genitori adottivi, noi abbiamo, che sono anche appunto i presidenti fondatori, Marco Griffini e Irene Bertuzzi, e hanno in sé la mission del diritto del bambino di essere figlio, per cui di una mamma e di un papà, per cui insomma viene declinata questa attenzione ai diritti delle bambine e dei bambini proprio ad una famiglia per una crescita armonica con la presenza di una mamma e di un papà attraverso diverse opere che vanno appunto dalla cooperazione allo sviluppo, dal sostegno a distanza negli oltre 30 paesi in cui siamo presenti, in un'ottica proprio anche di prossimità nello spirito della Fratelli Tutti, no? Se vogliamo in qualche modo proprio anche di reciprocità nella costruzione dello sviluppo umano integrale e nello stesso tempo altre attività fondamentali dell'associazione sono quelle della promozione dell'affido e lo sviluppo dell'adozione internazionale. In questo senso siamo anche oltre a ONG, siamo anche ente accreditato presso la Commissione Adozioni Internazionali che siede alla Presidenza del Consiglio, presieduta appunto dal Ministro Bonetti in questo momento, e per operare appunto all'estero e per seguire le coppie nel loro viaggio, un viaggio della vita molto importante che appunto è quello della genitorialità adottiva. Ecco, grazie, bellissimo ovviamente, io amo moltissimo questo tema così importante. E senti, allora colgo l'occasione per chiederti, ci puoi chiarire un po' qual è il percorso di una coppia che vuole adottare, fare questa adozione internazionale? Allora, io direi che ci Brevemente, sono, in certo. sintesi sicuramente, per parlare, ecco, diciamo in maniera molto lineare, ma binaria nello stesso tempo, perché secondo me dal nostro punto di vista due devono essere i momenti fondamentali, quello di una coscienza interiore in cui c'è un discernimento da parte della coppia che possa quindi maturare questa generatività del cuore, no? Amici dei Bambini lavora molto su quello che è il senso della sterilità che diventa feconda generativa di una genitorialità, ricordiamo, nei confronti di 168 milioni di bambini fuori dalla famiglia, perché l'abbandono è un dramma purtroppo ancora poco conosciuto e riconosciuto, e quindi questa genitorialità del cuore risponde ad un atto di giustizia in qualche modo che si può fare verso questa infanzia che viene negata e spessissimo dimenticata. È un discernimento che naturalmente come coppia a livello interiore richiede anche una maturazione a vari livelli, sia da un punto di vista proprio della razionalità, sia dal punto di vista del cuore, sia dal punto di vista dell'emotività, della spiritualità, di tutte quelle componenti che naturalmente una coppia può mettere in campo per fare questo percorso, che è un percorso estremamente articolato, estremamente a volte complesso. Si raccontano le complessità delle adozioni, ma anche molto ricco, e difficilmente si sente parlare della bellezza, no? Delle adozioni. Invece è sempre bello poterne raccontare. Poi c'è tutto un aspetto che è strettamente collegato anche alle procedure, no, di adozione internazionale, a quello che è l'iter.
In un certo senso, le coppie a volte si sconfortano perché la burocrazia è lunga, perché gli anni di attesa sono tanti, ma nonostante ci siano dei margini, e questo ci teniamo a dirlo proprio perché Heidi lavora anche per una semplificazione delle procedure che non sia però, diciamo, che non siano meno tutelanti rispetto al diritto delle bambine e dei bambini, è chiaro che tutti quei passaggi che in questo momento devono essere fatti, sono fatti proprio nella tutela sia del bambino, proprio perché nel momento in cui l'Italia fa entrare appunto in adozione un bambino, è importante che ci sia la certezza, che vi sia una linearità, una trasparenza, una correttezza dei percorsi, che quel bambino insomma sia per legge e con trasparenza e non per vie alternative illegali. Mi viene da pensare, possa essere appunto entrare in Italia ed essere figlio di una mamma e di un papà che quindi desiderano appunto compiere questo bellissimo atto generativo. E naturalmente il percorso adottivo, in primo luogo, insomma, le coppie possono rivolgersi ai servizi territoriali anche per fare degli incontri di approfondimento, ma la prima cosa da fare è dare disponibilità rispetto all'adozione presso il tribunale di riferimento, perché di fatto nel momento in cui dai questa disponibilità si avvia tutto un percorso, no? Di indagine da una parte psicosociale, da parte dei servizi, e poi per quanto riguarda l'adozione internazionale, da questo punto di vista viene rilasciato appunto da un decreto cosiddetto di idoneità. Il decreto di idoneità che viene rilasciato dal tribunale anche sulla base delle relazioni, delle indagini dei servizi sociali, è una sorta di patente, possiamo dire, che in qualche modo ti abilita ad entrare in questo Idoneità. bellissimo, l'idoneità, sì, ti abilita ad entrare in questo mondo importantissimo, diciamo molto articolato dell'adozione internazionale, e questo decreto le coppie hanno a disposizione un anno di tempo per individuare uno degli enti autorizzati dalla Presidenza del Consiglio, Heidi abbiamo detto uno di questi, un anno di tempo per individuare appunto l'ente che fa il loro caso per poter essere seguiti nel percorso procedurale delle adozioni. Naturalmente, per quanto ci riguarda, l'adozione non è meramente procedura, noi non siamo un'agenzia, questo lo abbiamo sempre considerato e sottolineato proprio perché si sta parlando di vite umane e da questo punto di vista, insomma, è fondamentale, è importante che si stabilisca anche una sorta di empatia e di reciprocità per un rapporto di fiducia, anche perché, insomma, lì dove poi ogni storia è una storia a sé stante, ma se dovessero profilarsi delle problematiche, vedi pandemia, come siamo oggi nel mezzo della pandemia, anche se comunque insomma iniziamo a vedere la luce, però l'anno passato è stato un anno molto complesso, per cui nessuno si sarebbe potuto mai immaginare una situazione del genere, e quindi insomma l'importanza anche della fiducia nei confronti di un ente che fa di tutto e che lavora proprio per impegnarsi e per lavorare anche come Sistema Italia insieme al governo per sbloccare delle situazioni che invece si bloccano perché chiudono i paesi, perché c'è il lockdown, perché insomma, perché possono essere tanti naturalmente, non solo legati alla pandemia, anche in altre circostanze nella dinamica della geopolitica, però è chiaro che da questo punto di vista l'importanza di un impegno, di un cammino condiviso, di una reciprocità nella fiducia è fondamentale. Per questo noi chiediamo sempre agli enti autorizzati anche di fare di fare mente locale in maniera molto sincera su quelli che possono essere le proprie anche aspirazioni nel percorso e nel progetto adottivo. Per quanto riguarda le adozioni internazionali, Amici dei Bambini ci tiene particolarmente che naturalmente sia questo un percorso non considerato come semplicemente disbrigo di pratiche, ma al contrario, proprio sia un percorso generativo di vita condivisa e vissuta, proprio perché appunto è una scelta importante e va ponderata e fatta con attenzione, ma anche con un pizzico di entusiasmo, direi, perché è fondamentale, insomma, poter considerare che nel momento in cui si abbraccia questo percorso di vita è chiaro che si va anche verso l'ignoto, no? Naturalmente, per cui insomma, immaginarsi il figlio che si desidera a tutti i costi, siamo molto
lontani, per fortuna, da quella cultura per cui si diceva: ah, lo voglio piccolo, lo voglio bianco, lo voglio diciamo con determinati vincoli. Nell'ambito chiaramente del decreto di idoneità e nel momento in cui si conferisce il mandato all'ente autorizzato, inizia tutto un altro capitolo, se vogliamo, no? Che è quello della preparazione dei documenti sulla base del paese su cui si viene assegnati, perché poi naturalmente diciamo l'assegnazione e l'individuazione del paese più confacente per la storia della coppia viene individuato da amici dei bambini proprio sulla base di tutta una serie di criteri, no? Ci sono delle disponibilità della coppia che magari si sente più orientata in una zona piuttosto che nell'altra, perché magari conosce quel paese perché c'è stato o per affettività particolari, no? Tante possono essere le motivazioni di affinità. Poi naturalmente tutto viene considerato anche sulla base di quelli che possono essere criteri di adozione che i paesi stabiliscono, perché poi devono essere anche dei requisiti, che ci sono dei requisiti che i paesi magari chiedono in un modo piuttosto che in un altro, che vanno dal reddito a tutta una serie di altre caratteristiche che secondo i paesi e la cultura diciamo dei singoli paesi prevede che siano rispettati, facendo un matching, quindi un incontro tra tutte quelle che sono le varie componenti, considerato anche il momento insomma che si sta vivendo, diciamo nel particolare momento in cui la coppia decide di avanzare su questo cammino, è chiaro che tutte le componenti, sia storiche che politiche che culturali che personali, vengono messe insieme, vengono valutate e c'è un abbinamento ad un paese, si preparano i documenti, poi a un certo punto inizia il momento dell'attesa, anche lì è un momento che la coppia difficilmente a volte diciamo accetta, ma non è per diciamo che questa attesa non dipende solo ed esclusivamente dal fatto che la burocrazia deve andare avanti, ma proprio perché comunque insomma tutta la documentazione sui paesi viene controllata, vista, verificata e diciamo naturalmente le autorità poi cercano di individuare anche in quel caso per il bambino la miglior coppia possibile, no? Perché proprio in questo caso ricordiamoci sempre che lo spirito di accoglienza è a misura di bambino, per cui non è il bambino per la coppia, il bambino migliore possibile per la coppia, quanto invece la coppia migliore possibile per la storia e per il vissuto di quel bambino. Questo è importantissimo. Per cui insomma poi ci sono naturalmente tutta una serie di passaggi. Naturalmente ricordo anche il sito di Amici dei Bambini www.aibi.it, dove alcuni elementi appunto sono già individuati per chi volesse poi fare degli incontri di approfondimento. Ci sono i calendari, gli appuntamenti, perché naturalmente si possa essere edotti su tutte le specificità del percorso. Quello che AIBI tende a fare comunque insomma è accompagnare sempre la coppia prima, durante e dopo l'adozione. Il dopo per esempio è molto importante, su questo ci tengo a ricordarlo e ad evidenziarlo, perché ci sarebbe una tendenza, no, da parte della famiglia, che una volta che appunto si è fatta famiglia, ci si è incontrati con il figlio, si rientra in Italia e va bene tutto, chiudiamo le porte e ora inizia una nuova vita. In realtà sarebbe importante ed essenziale che la coppia crei quelle condizioni abilitanti anche per l'inclusione del bambino e della nuova storia, della nuova famiglia, affinché si crei appunto un tessuto sociale che possa permettere anche nel tempo di far sì che il bambino possa avere una crescita armonica, lì dove comunque insomma arriveranno poi le domande del perché mia madre mi ha abbandonato nel paese, non mi ha voluto, no? Quindi insomma avere una rete sia sociale, relazionale, familiare, ma anche sapere dove andare a prendere i ferri del mestiere per il supporto psicologico, piuttosto che comunque anche se si dovessero affrontare delle problematiche mediche, perché comunque ricordiamo che i bambini che vanno in adozione internazionale possono avere anche diciamo delle problematiche di carattere medico. È chiaro che in questa dimensione il dopo adozione è un inizio di una nuova storia, di un nuovo percorso, che quindi insomma rende la vita molto arricchente, sicuramente molto dinamica, ma bisogna essere molto molto preparati. È un percorso complicato, ma è una bella avventura, no?
Molto bello. proprio vissuta proprio con questo spirito, è molto bella, sì. Io penso che sia davvero una grande metafora della vita l'adozione Ma internazionale, perché è un perché? incontro, sì, della vita in generale. Prego. Senti, Marzia, io dunque questa nostra idea di contatto nasce per noi da un qualcosa che stiamo notando in questo momento. Io in questo momento sto vedendo un fare un po' schizofrenico, lo chiamo proprio così. Da una parte questo individualismo libertario ci porta veramente a volere un figlio, alla rivendicazione di un figlio a tutti i costi, in tutte le maniere, a qualsiasi costo, diciamo così, da tutte la procreazione medicalmente assistita fino ad arrivare all'utero in affitto. Dall'altra parte, invece, assistiamo ad una denatalità sempre più crescente, per non parlare poi dell'aborto. Quindi, voglio dire, come si possono, secondo te, secondo voi, conciliare queste cose, una mentalità che possa venire incontro ai bambini in sé? Al bambino in sé Sì. Guarda, proprio. io ti dirò già nella legge 40, per esempio del 2004, sulle norme in materia di procreazione medicalmente assistita, c'è una cosa che non viene però tanto praticata e tanto attuata. All'articolo 6 c'è il consenso informato, al comma 1 che dice, aspetta che lo riprendo proprio precisamente, stabilisce che alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio del 1983, numero 184 e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Ora, proprio appunto per superare l'idea del figlio a tutti i costi, se questo, diciamo, percorso del figlio mio, no, perché comunque generato da me, a mia immagine e somiglianza in qualche modo, cioè questa prospettiva di adozione e di affidamento richiede, per questo dico è fondamentale che ci sia un discernimento anche interiore, no, da parte delle coppie che possono mettere in campo tutta una serie di risorse, perché di fatto questo implica aprirsi ad una generatività altra che però, diciamo, porta anche in sé una cultura dell'accoglienza, della diversità dell'altro nella prosecuzione in qualche modo della propria specie, ma di fatto una generatività che implica proprio il rapporto con l'altro che mi si fa prossimo, che mi diventa vicino, che mi entra così tanto dentro il cuore, tanto che possa essere per me figlio o anche fratello, se si tratta di appunto un altro tipo di accoglienza, no? Immagino i minori non accompagnati, le madri soli con bambino, insomma, sono tante le tipologie di accoglienza, ma nel caso, nella specie dell'adozione internazionale, è proprio la bellezza e la grandezza appunto di questa trasformazione del cuore che però richiede anche un cambio di approccio culturale, appunto proprio perché l'adozione non è una mera procedura del figlio che voglio a tutti i costi, ma proprio una scelta di vita che implica anche, diciamo, un riferimento, se vogliamo, antropologico, spirituale e di visione del mondo che comunque ti porta poi a fare delle scelte che siano un'apertura, un'accoglienza del bambino senza famiglia, ma nello stesso tempo appunto una visione anche di testimonianza di come, diciamo, nell'abbandono si trova il dono della vita, no? Perché comunque quella madre che ti ha abbandonato è vero che ti ha abbandonato, ma ha scelto di darti alla luce e quindi in questo caso è fondamentale, no? Ricordare questo aspetto che da tragedia diventa invece gratitudine generativa perché diventa vita che nasce. Bello anche questa apertura alla speranza, direi, no? Questa Sì. nuova prospettiva di vita sia per il bambino ma anche per la famiglia, quindi questo dono reciproco Sì, c'è delle un due parti. aspetto proprio anche della comunità della pietra scartata di Certo. fedeli, che poi insomma sta al capo della governance dell'Associazione di Amici dei Bambini. Per esempio, c'è un libro che a me piace moltissimo, proprio del nostro presidente, che si chiama Ma Dio Tace, no? In cui lui riflette molto approfonditamente su quelli che sono appunto le tre
le grida di Gesù sulla croce, no? Perché dice: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Però è proprio in quell'abbandono che tu trovi il dono, no? Cioè dell'essere accolto. Per cui, insomma, è come metafora proprio molto di... forte, molto forte. Molto, molto, molto forte. Infatti, io credo che appunto sia. Un'esperienza veramente di vita incarnata, dell'adozione che trasforma e diventa, che trasforma anche, cambia il mondo nel momento in cui diventa accoglienza, no? Perché comunque è una ferita che in qualche modo viene ricomposta e dal male può nascere il bene, quindi c'è una bellissima trasformazione che ci dà tanta speranza e di cui tra l'altro penso che abbiamo sempre più bisogno, tanto tanto bisogno, soprattutto in quest'epoca in cui un certo tipo di narrativa vuol farci credere che probabilmente, insomma, o va tutto male o bisogna essere narcotizzati dal dolore, sì, tutto può essere diciamo appianato semplicemente con una cultura della non vita. Al contrario, invece, la vita sì, magari può far piangere, però fa anche tanto sorridere, fa anche tanto ridere, c'è tanta luce e insomma ci porta ad allenarci sempre a non arrenderci mai, insomma, un bellissimo lavoro continuo. Sì. Oh, complimenti, veramente delle bellissime parole e poi dei bellissimi fatti, portate avanti delle cose veramente entusiasmanti, direi. No, grazie a voi. Senti, Marta, l'ultima cosa proprio a livello conoscitivo, diciamo una curiosità, ma le coppie che stanno adottando sono in crescita o diminuiscono? Com'è questo trend? Guarda, rispetto appunto alla disponibilità, io posso dire che in questo momento, è per questo che anzi grazie di creare delle occasioni di riflessione, perché la tendenza sembra appunto esserci un po' di scoraggiamento, no? Ma è importante invece considerare anche le adozioni e l'accoglienza in generale come atto appunto non solo di speranza, ma se vogliamo anche politico in qualche modo, se lo vogliamo considerare proprio in termini numerici, vogliamo parlare anche di quello che è la questione dell'inverno demografico. L'adozione internazionale potrebbe dare un importantissimo contributo. In questo momento pensate che quest'anno probabilmente non arriveremo alle 500 adozioni. Nel 2010 noi eravamo un paese che contava 4.130 adozioni circa, per cui vedete che crollo c'è stato nel corso degli anni, e questo proprio perché insomma si è generata un po' una cultura diffidente nei confronti delle adozioni internazionali. Tanto difficile è stato il percorso, tante battaglie sono state fatte, tanti impegni sono stati comunque portati avanti, e proprio diciamo di queste ore il lavoro che stiamo facendo per magari presentare un emendamento all'interno del Family Act sull'adozione internazionale, proprio sulla gratuità dell'adozione internazionale, per esempio, che è un tema che ci sta molto a cuore proprio nell'ottica del diritto del bambino ad essere figlio. Per cui se la programmazione medicalmente assistita, no, senza voler entrare nel merito di giudizi, per carità, comunque insomma prevede tutta una serie di percorsi che le coppie possono fare anche diciamo a carico della sanità, per quale motivo l'adozione internazionale non deve essere altrettanto, anzi non solo riconosciuta ma valorizzata proprio nell'ottica del diritto del bambino di essere figlio, no? Quindi è fondamentale che insomma è giusto così. La genitorialità deve essere comunque una possibilità appunto di mettere al mondo e di accogliere figli, che comunque insomma vanno sostenuti, e non deve essere uno strumento per ricchi. Naturalmente è chiaro che un po' la crisi economica, un po' la cultura negativa, un po' tante componenti, poi è chiaro che insomma anche diciamo grande responsabilità dei media, ed è per questo che il nostro ringraziamento a voi è grande, proprio perché comunque insomma, poterne parlare in maniera costruttiva è sempre importante, costruttiva e realistica, perché noi non diciamo che sia un percorso facile da fare, ma la vita è in sé un percorso che insomma si può affrontare a seconda del proprio grado e livello di consapevolezza, ma in maniera più o meno ricca. L'adozione è sicuramente una grandissima ricchezza in questo senso.
Certo, va bene Marzia, io ti ringrazio veramente per questa iniezione di fiducia e di speranza proprio, dai, che anche riconsiderare un'adozione nei termini in cui tu l'hai detto è veramente un percorso di vita, di esperienziale, di conoscenza, di affinamento proprio, Io che è. consiglierei di fare gli incontri, i corsi sulle adozioni a tutti, chi ha figli, io per esempio non ho figli, ma farei questi corsi veramente, cioè, li consiglio a tutti proprio perché davvero sono estremamente significativi per Certo. crescere, per migliorare e anche per aprirsi all'adozione, affinché l'adozione non sia per esempio un'ultima spiaggia, ma anche i ragazzi che stanno pensando di mettere su famiglia, magari avvicinarsi a questo percorso per far sì che sia una genitorialità scelta e non residuale, ci piacerebbe moltissimo. Beh, grazie ancora Marzia, ti auguriamo le cose migliori per il vostro percorso Grazie a voi. dell'associazione.